Sul passato costruiamo il futuro. È un balcone dell'attuale casa canonica quando lo aggiustammo e lo togliamo. Don Enrico Giuliano, parroco di Paduli, prima pietra dell'oratorio, e questo è già il compimento di una tappa, di un percorso che si è iniziato un po' di tempo fa. Sì, l'iter è stato abbastanza lungo, è stato abbastanza faticoso, perché abbiamo iniziato nel 2015, nel mese di novembre, quando ci fu proposto da parte di Don Ermanno Ruocchio, allora direttore dell'ufficio edilizia di culto, di poter aderire al progetto. Di fretta e furia comprammo il terreno, il terreno fu comprato dalla comunità. In verità la nostra comunità mise a disposizione, proprio la gente mise a disposizione circa 60.000 euro per poter acquisire il terreno. Poi ci fu l'intervento del comune, che regolarizzò all'interno del piano regolatore il terreno, perché doveva essere un terreno F3 per le opere di religione. E poi è iniziato, devo dire, tutto l'iter con Roma, un iter abbastanza faticoso, perché nella struttura è ricompresa anche la casa canonica, che già era stata finanziata con l'8 per mille della CEI, e adesso ci hanno dato un ulteriore finanziamento che va a coprire tutto il finanziamento iniziale. È una struttura necessaria, perché io sono convinto che le nostre zone interne non possono non avere i servizi. Questa è una sfida che non faccio da solo, è una sfida che faccio insieme alla mia comunità, e come sempre sono convinto che la mia comunità risponderà alla grande. Io sono 30 anni che sono parroco a Paduli e non ho mai avuto problemi nemmeno a finanziare qualsiasi opera che abbiamo iniziato. Quindi se in tempi passati è stato possibile, non vedo perché non dovrebbe essere possibile anche adesso. L'oratorio, quando sarà completato, sarà al servizio di tutta la comunità padulese, ma in particolare della parrocchia e delle attività pastorali. C'è già un'idea di come utilizzarla? Ma noi già lavoriamo con le piccole strutture che abbiamo. L'oratorio servirà innanzitutto a dare sicurezza a chi lo frequenta, perché allo stato attuale, non avendo strutture all'interno del paese, del centro storico, non possiamo assicurare la piena fruibilità in sicurezza. Quindi ci permetterà di fare le opere in sicurezza, questa è la prima cosa. Ci permetterà di abbattere le barriere architettoniche, che è un altro elemento estremamente importante. Ci permetterà di avere tutte quelle strutture necessarie per un'azione pastorale al passo coi tempi. E poi a questo livello dove stiamo noi verrà il grande salone parrocchiale, che lo aspettiamo davvero come manna dal cielo, perché il gruppo teatro, i ragazzi tante volte hanno bisogno di questi spazi per poter fare rappresentazioni, commedie e quant'altro. Io nella brochure che ho dato stasera ho detto che l'oratorio è di tutti ed è per tutti. Noi ringraziamo chiaramente in questo momento l'ufficio tecnico diocesano, l'arcivescovo, l'ufficio nazionale, perché non dobbiamo dimenticare mai che questa struttura viene costruita con i fondi 8 per 1000. Ci tengo a precisarlo, perché tante volte qualcuno potrà immaginare: ma dove vanno a finire questi fondi? Ecco, questa è una delle opere che si realizzano con i fondi 8 per 1000.
Mimmo Vessichelli, il sindaco di Paduli, questa sera per la posa della prima pietra dell'oratorio parrocchiale. È una struttura della parrocchia, ma credo che è al servizio di tutta la comunità di Paduli, quindi un bel momento, anche un segno di speranza per il futuro. Sicuramente, come ha detto lei, è dell'intera comunità, e credo che questo sia uno, quando uno dice che i sogni si avverano, tutta la comunità, non solo diciamo il nostro parroco e l'organizzazione parrocchiale, ma tutta la comunità ha voluto tanto l'esecuzione di quest'opera. In un momento in cui c'è questa grossa spopolamento delle zone interne, io credo che la resilienza e quindi la realizzazione di un oratorio come punto di riferimento e di incontro tra la comunità sia fondamentale. Veramente bisogna essere orgogliosi di una serata del genere. Credo che si metta anche in risalto la collaborazione forte tra l'istituzione civile, che è il comune, e quella religiosa, che è la parrocchia. Sì, sfondo una porta aperta, perché questa amministrazione ritiene che tutte le opere siano di patrimonio dell'intera comunità. Qualsiasi cosa si faccia per il bene della comunità deve essere sempre portata avanti con sinergia da tutte le parti sociali, sicuramente. Antonio Di Maria, il presidente della provincia di Benevento, presente qui a Paduli per la posa della prima pietra dell'oratorio. Presidente, un piccolo centro della provincia, di queste aree interne, protagonista di questo segno di speranza per il futuro, ma anche come segno di speranza proprio per tutto il Sannio e per queste aree interne del nostro territorio. Sì, io per quanto riguarda la speranza delle aree interne sono abbastanza fiducioso, perché stiamo lavorando e si stanno creando anche una serie di condizioni favorevoli, quindi ritengo che le aree interne possono ancora dare speranza, possono dare un contributo al sistema intero, al sistema Italia. Per quanto riguarda questa iniziativa di questa sera, è un'iniziativa meravigliosa, io sono venuto volentieri, perché costruire un oratorio dove c'è la possibilità di socializzare, di far riunire i bambini, farli parlare, farli giocare, confrontare, in questo mondo dove oggi siamo abituati a questa comunicazione fredda che è, diciamo, sappiamo tutti, invia questi smartphone, telefonini, quindi veramente un'iniziativa lodevole, e veramente complimenti a chi l'ha voluta, a chi la sta portando avanti e a chi la realizzerà. E può essere anche una calamita per altre comunità della nostra zona a realizzare cose simili. Sì, è sicuramente un modello, anche se personalmente ritengo che c'è bisogno un po' di sinergia tra i vari comuni, perché ogni comune si deve caratterizzare per un'eccellenza, quindi se Paduli si è caratterizzata per questa eccellenza può essere da traino e può essere, diciamo, un volano da questo punto di vista. Magari un altro piccolo comune avrà qualche altra iniziativa, perché insieme possiamo far crescere il territorio, da soli non si va da nessuna parte. L'architetto Giovanna Panarese ha curato il progetto dell'oratorio parrocchiale di Paduli, che verrà realizzato qui in Via Longo. Che cosa verrà realizzato in questo spazio, architetto? Sì, mi preme sottolineare che il progetto è un processo che non è fatto dei soli grafici dell'oratorio che si andrà a costruire, ma un processo fatto di analisi, conoscenza, valutazioni, che si conclude con i grafici. E il progetto dell'oratorio è stato un processo lungo che ha fondato sull'ascolto, perché la prima fase di questo progetto è stato l'ascolto della comunità.
che cosa la comunità si aspettava, che cosa la comunità avrebbe voluto. Un altro aspetto importante di questo progetto che abbiamo voluto che l'oratorio fosse al centro del paese, al centro della vita quotidiana. Infatti è collegato direttamente a questa strada che è una delle strade centrali del paese e abbiamo voluto che fosse così perché la chiesa non doveva essere al margine, ma doveva essere accanto alla gente nella vita di tutti i giorni, quindi l'oratorio doveva essere uno spazio che accoglie, che è presente sempre, anche quando non si fa il catechismo, anche quando non c'è la messa, uno spazio che fosse un riferimento per le persone. Quindi questo è il principio che è stato alla base. Per quanto riguarda l'edificio che verrà realizzato, il progetto che è venuto fuori è un edificio semplice, dalle linee essenziali. C'è un nostro illustre collega che diceva less is more, il meno è il più, che è un concetto che noi cristiani conosciamo benissimo. Quindi un edificio semplice che rispetta la tipologia costruttiva di questi luoghi, anche se poi viene reinterpretata in chiave moderna, in chiave contemporanea. Tre livelli, le aule per la catechesi al piano terra. Alcune di queste aule verranno realizzate con delle pannellature amovibili perché in questo modo possiamo avere delle aule più piccole quando ci servono oppure delle sale più grandi. Al secondo livello c'è la casa canonica che ovviamente non occuperà tutta la superficie e dei locali di deposito e infine al terzo livello che è quello a livello con questa piazza che ospiterà il salone polifunzionale. I lavori inizieranno tra pochi giorni, più o meno i tempi di realizzazione? Non saranno brevissimi perché la struttura è abbastanza grande, impegnativa, però speriamo di farla nel più breve tempo possibile.